Ciao bambini, oggi vi racconto una storia di Gianni Rodari che si intitola Il funerale della volpe. Allora, questa è la storia di questa volpe che praticamente cosa faceva? Era molto furba, come tutte le volpi, e si metteva in mezzo alla strada con gli occhi chiusi e stava ferma immobile ed aspettava che arrivasse un gruppo di galline. Ad un certo punto le galline, quando arrivavano e vedevano la volpe stesa, immobile, in mezzo alla strada, iniziavano a dire: co, ma è morta, bisogna fare il funerale a questa povera volpe. Co. E così le galline si vestirono tutte di nero, il gallo andò a scavare una fossa e fecero un bellissimo funerale. Peccato, bambini, che come il corteo si avvicinava alla fossa, la volpe cosa faceva? Con un salto saltava fuori dalla cassa e miam, in un solo boccone mangiava tutte le galline. E questa notizia naturalmente passò di pollaio in pollaio, ne parlarono persino anche alla radio. Ma la volpe non è che se ne preoccupava più di tanto, perché bastava cambiare paese e ricominciava a fare di nuovo la morta. Infatti faceva passare un po' di tempo, poi si metteva di nuovo in mezzo a un sentiero con gli occhi chiusi, ferma, immobile e aspettava il gruppo di galline, che non tardò tanto ad arrivare. Ad un certo punto arrivarono e iniziarono a dire: co, ma è morta, bisogna farle il funerale. E così si vestirono di nuovo tutte di nero, il gallo andò a scavare un'altra fossa in mezzo al grano turco e fecero un bellissimo funerale. Peccato che anche questa volta, quando furono vicini alla fossa, la volpe saltò fuori e si mangiò in un sol boccone tutte le galline. La notizia anche questa volta passò di pollaio in pollaio e ne parlarono addirittura anche alla televisione. Ma la volpe non ci fece neanche caso neanche più di tanto questa volta, perché sapeva che le galline avevano un po' la memoria po' corta. E così questa volpe campò tutta la vita facendo la morta e mangiando galline di qua e di là. Quindi Gianni Rodari finisce questa storia dicendo che chi farà come queste galline vuol dire che non ha capito niente di questa storia. Cioè, bambini, che bisogna sempre pensare con la propria testa e non bisogna mai fidarsi delle apparenze. Bisogna essere curiosi per capire quello che succede sempre intorno a noi. Bene bambini, allora questa storia è simpatica, è carina, la volpe è furba, nel senso avete visto come ha ingannato sempre le galline. E oggi come laboratorio voglio farvi fare appunto questa bellissima volpe. Allora, per fare questa volpe, come sempre, ci vuole il nostro rotolo, la parte interna della carta igienica, i pennarelli colorati, una forbice, una matita, la nostra colla stick e un foglio di carta bianco. Innanzitutto partiamo dal corpo e per fare il corpo prendiamo i pennarelli arancioni o rossi, se volete farla rossa la volpe, come volete, o marrone, e poi dovete colorare tutto il cartoncino, il cartone del rotolo. Se avete i colori a tempera, meglio ancora, fate ancora prima. Quindi preparate tutto il rotolo bene colorato così, in questo modo. Mi raccomando, tutti bene gli spazi, dovete colorare. Questa è la parte un po' più noiosa, perché poi dopo la parte divertente è fare il musetto della volpe e naturalmente la coda. Allora, quindi quando avete colorato tutto per bene, così da una parte e dall'altra in questo modo, ecco qua. Secondo me con le tempere fate prima che col pennarello, però se non avete fretta potete usare anche i pennarelli o i colori a matita o i pastelli a cera, però i pastelli a cera forse non rimangono proprio belli, i colori non rimangono belli vivi come
con il pennarello o con le tempere. Allora, ecco qua ci siamo quasi alla fine, eh? Naturalmente voi colorate bene tutti gli spazi, non come me che vedete che ho lasciato qualche spazietto. Ok, più o meno ci siamo. Allora, quando avete finito di fare questa operazione, avete colorato tutto bene il corpo, per prima cosa facciamo, vedete, le orecchie della nostra volpe. E per fare le orecchie dovete fare così, dovete piegare da una parte, così, e dall'altra così, e poi schiacciare per benino. E le orecchie, vedete, sono fatte. Adesso, bambini, dobbiamo fare il musetto e la coda. Per fare il musetto non dovete fare nient'altro che disegnare su un pezzo di carta normale, un foglio bianco, un cuore. Così e così. Anzi, qua forse ho esagerato un po'. Ecco, così, un bel cuore. Poi su questo cuore, lo ripassate con un pennarello nero, in questo modo. La puntina del cuore la colorate di nero, che sarebbe il musetto, il nasino, diciamo, e poi fate due puntini per fare gli occhietti. E poi ritagliate in questo modo, così. Il musetto della nostra volpe praticamente è pronto, quindi è facilissimo, eh? Semplice, semplice. Poi prendete la colla stick, mettete tutta la colla stick dietro e incollate il musetto qua, a questa altezza qua. Ecco qui, eh? Ok. Manca la coda. Allora, per fare la coda praticamente non dovete fare nient'altro che una specie di foglia, così. Vedete? Una foglia. La coda della volpe è solitamente la puntina bianca, quindi qua fate un po' di zig zag in questo modo, ripassate di nuovo con il pennarello nero, così, così rimane più carina. Col pennarello arancione colorate la parte, quest'altra parte, con tutta in arancione, ecco qua. Ritagliate in questo modo ecco qui e infine sempre con la colla stick già aperta incollate la vostra coda a questa altezza ecco qua. Le nostre volpi furbacchione che si mangiavano le galline a tradimento. Bene bambini, spero che questa storia di Gianni Rodari vi sia piaciuta e vi aspetto giovedì prossimo sempre sulla pagina YouTube della Biblioteca di Tortona alle 16:30. Buon pomeriggio a tutti, ciao!